giorno siamo sui 27.000 di abitanti, perché in un terremoto che avvenne il numero della popolazione anche del periodo invernale è aumentato, è diventata una cittadina che vive d'estate e anche d'inverno. Certamente la popolazione vive di turismo, come vedete abbiamo percorso un po' verso il centro, e vi spiego anche un po' di chi sono questi turchi, perché di solito lo scambiate tantissimo con le popolazioni. Dopo inizia la guerra della liberazione della Turchia, dalla economicamente siamo nel mercato, però c'è bisogno di cambiare i soldi turchi, la valuta che avete, perché tutti i negozianti accettano la valuta, gli euro, e vi danno anche apertura. Ci sono le vie che sono parallele al mare e con quelle perpendicolari al mare, dove vendono e hanno Dolce & Gabbana, eccetera eccetera. Però dovete sapere che tutti sono coppie. La Coast produce il suo materiale in Turchia, però ci sono i negozi da Coast che lo vendono. Questi che vedete sono tutti non originali, però sono copiate abbastanza bene. Questo è l'idea che mi danno i turisti che vengono. In più abbiamo 18-22 carati, e certamente la lavorazione tipica, diciamo, di filigrana sono le lavorazioni a 14, perché sono sottili e si possono muovere dai turisti che comprano in Turchia. Viene a costare meno che in Italia, proprio per questo motivo, anche perché la mano d'opera, quindi bicchieri, bicchierini, ecco, così avrete la possibilità di fare il giro nel bazar e di contrattare nel bazar. Sappiate che i profumi sono delle vere patacche, secondo me non vale la pena di comprare. E dopo c'è il pellame, tanti mi chiedono siccome c'è questo pellame, però ci sono tanti turisti nordici che vengono dalla Norvegia, Finlandia, che dopo andremo alla moschea e dopo andremo al paradiso. Nel paradiso vi farò un breve raccoglio in largo. Oggi siete fortunati, hanno detto che verso il pomeriggio diminuirà il caldo di 3-4 gradi, perché arriva, diciamo, il vento dal nord. Ecco, avete visto che il golfo si vede